Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un articolo, o meglio di un accessorio che vi consentirà di realizzare delle pochette davvero uniche, pratiche, in maniera davvero molto rapida, semplice. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo subito nel dettaglio la chiusura a scatto. Vediamole allora queste 5 chiusure a scatto, disponibile in 5 differenti misure. Abbiamo quella più piccolina da 10, 15, 20, 25 e 30. La funzione è sempre la stessa, vale a dire che potrete aprire questa chiusura e inserirla all'interno di due lembi di tessuto o di lavoro a maglia. In questo modo la vostra creazione potrà perfettamente sigillarsi e non avrete bisogno neanche di cerniere o bottoni magnetici. Potrete quindi realizzare una pratica pochette proprio con queste chiusure, forte ed elastica. Risulterà davvero semplice utilizzarla anche per le principianti. Parliamo in particolare di questa chiusura, però, che è quella da 10 cm. Questa chiusura, credetemi, è davvero molto, ma molto sostenuta. Quindi, soprattutto per quanto riguarda la prima apertura, non vi spaventate, romperle è praticamente quasi impossibile. Soprattutto alla prima apertura, aiutatevi, perché semplicemente da sole con la forza sarà davvero molto difficile aprirle. Quindi almeno per la prima apertura aiutatevi con un cacciavite o comunque con qualcosa di resistente che vi consentirà appunto di aprirla per la prima volta. Successivamente, una volta aperta, eccola qui, potete fare anche questo movimento in modo tale da renderla un po' più elastica e credetemi, una volta fatto qualche movimento come questo sarà davvero semplice chiuderla e poi successivamente riaprirla. Credetemi, io la prima volta non ci sono riuscita, quindi il fatto che adesso ci riesca è proprio dovuto grazie a questo movimento. Come potete vedere, al termine di ogni chiusura ovviamente ci sono questi pratici perni che potrete utilizzare per poi unire una pratica catena pochette, una tracolla, insomma ecco ciò che vi occorre per reggere la vostra pochette. Avete visto quante misure ci sono, in modo tale che davvero possiate realizzare la pochette della misura che preferite. Ci sono tante idee da poter copiare sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia o anche sui vari canali delle creative che acquistano presso il nostro sito. Un esempio potrebbe essere quello del tutorial della Fata Tuttofare denominato Bustina Double, nel quale vedrete proprio che la Fata Tuttofare ha utilizzato una chiusura a scatto e il tie slim. In questo modo potrete vedere come l'ha applicata e potrà sicuramente esservi utile per l'utilizzo di qualsiasi chiusura a scatto voi vogliate. Quindi mi raccomando, divertitevi soprattutto con i punti, con i filati, con tutto ciò che volete e tutti gli articoli che potrete trovare direttamente sul nostro sito, sul nostro catalogo, in particolare nella categoria tutto borse. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, le nostre novità e i nostri prodotti e di seguirci ovviamente anche su tutti i nostri social, quindi Facebook, la nostra pagina Meglio di Maglia, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!